Sera andiamo a vedere le soluzioni del compito di sistemare conto materiale, quarta prova. Primo esercizio, Paolo parte dal luogo 2000 metri più lontano di Luigi. Paolo può accelerare con 3,5 metri al secondo quadrato per 10 secondi e continuare per si accostare. Luigi può accelerare con un'accelerazione di 6 metri al secondo per 9 secondi e può continuare a velocità costante. Quanto dopo può partire Luigi per arrivare allo stesso istante il luogo dove si trova a 12 km dove è partito Paolo? In un luogo che si trova a 12 km dove è partito Paolo? Quindi, praticamente, io ho che Paolo parte da A e deve raggiungere un luogo distante 12.000 metri o 12 km. Prima accelera per 10 secondi e poi va a velocità costante. Luigi parte da un punto più avanti 2.000 metri. Anche lui accelera per 9 secondi e poi viaggia a velocità costante. Quindi si tratta di quattro mosse, due rettilinei uniformemente accelerati e due rettilinei uniformi. Partiamo da Paolo, parte, accelera, vediamo lo spazio percorso nel moto accelerato, 175 metri. Quindi resta da percorrere 11.825 metri e li percorre con la velocità che ha raggiunto dopo aver accelerato, che è 3,5 per 10, 35 metri al secondo. Vediamo il tempo che impiega per percorrere 16, che è 338 secondi. A questo punto il tempo totale Paolo per percorrere 12.000 metri sono 10 più 338, 348 secondi. Vediamo ora il moto di B. Allora, inizialmente anche Luigi accelera per 9 secondi con un'accelerazione di 6 metri al secondo. Vediamo lo spazio percorso da Luigi nel tratto che accelera. Poi vediamo, poi quindi riesce a percorrere 9.757 metri. Il secondo tratto va a velocità costante, arriviamo prima alla velocità che raggiunge, sia per 9,54 metri al secondo. Lo spazio percorso è 9.657 e lo percorre, insomma, per la V0 per T, lo percorre in 181 secondi. Quindi in tutto, B, quindi Luigi, per raggiungere il punto C impiega 181 più 9 secondi, vale 190 secondi. A questo punto, facendo la sottrazione di tempo di Paolo per il tempo impiegato, Luigi, posso trovare il tempo con cui si può partire in ritardo per raggiungere lo stesso tempo di tempo Paolo. Per raggiungere lo stesso luogo di Paolo a 12.000 metri da Paolo nello stesso istante di tempo. Vediamo l'esercizio 2. L'esercizio 2 dice: si lascia cadere un pallone all'altezza di 15 metri. Sapete, dopo aver rimbalzato in terra, esso risale a una velocità del 60% rispetto alla velocità in cui tocca terra prima di rimbalzare. Si esamina la velocità iniziale con cui deve essere fatto cadere per raggiungere dopo un rimbalzo un'altezza di 6 metri. A questo punto io ho, scusate, di 5 metri. Disegna solo le equazioni chiamate elevazioni e le incognite, va bene? Allora, a questo punto io ho un moto discendente, dove ho il sistema di riferimento qui, accelerazione iniziale, iniziale è V0 incognito, l'accelerazione è 9,8 metri al secondo quadrato verso il basso, quindi negativa, e poi avrò una velocità con cui tocca terra, dopo 15 metri. Quindi ho S0, Z, S finale 0, S0 15 metri. Imposto l'equazione cinematica e ho la prima equazione. Nella seconda equazione ho la velocità finale in cui tocca terra, la velocità finale uguale alla velocità iniziale per T1 per il tempo impiega a fare questo tratto meno l'accelerazione a questo oggetto, 9,8 T1. Poi ho la velocità iniziale di risalita, che è il 60% della velocità finale con cui tocca terra, quindi uguale meno. Ora, la velocità finale verso il basso, quindi devo cambiargli segno, che sarà negativa, ed è meno 0 più 6 della velocità finale in quanto tocca la terra, è 60%. A questo punto uno scorciato di risalita è la velocità iniziale, anche qui avrò l'accelerazione di gravità che è 9,8 verso il basso. E avrò che S0 è uguale a 0, S finale è 5 metri, quindi 5 uguale a 0 più 0,6 per V0 sarebbe iniziale di risalita 06 V finale, no, V0 06 V finale.
questo va cambiato. Questo si fa la casella, proprietà, si fa bianco e qui poi ci si mette il testo finale, va bene? V finale, V0. Si mette direttamente il valore. Questo qui si ritaglia, strumento. Usa l'asterisco. Ctrl V. PT2, che è il tempo di risalita, ok? Questo si mette più in alto, basso, eccolo qui, meno V0 asterisco, tempo di salita, tempo meno l'accelerazione a vita per il tempo al quadrato. Se PT2 è diverso da T1 perché chiaramente è il tempo in cui risale. Poi abbiamo la velocità finale. Siccome si vuole raggiungere preciso questo punto è 0, è uguale alla terza velocità più la velocità iniziale di salita. A questo punto ho rilevato 1, 2, 3, 4, 5 equazioni nelle 5 incognite, V0, T1, VF1, V0 asterisco e T2 e posso risolverlo. Vediamo l'esercizio 3. Se mi dice un punto si muove di modo circolare sulla circonferenza di raggio 400 mm. Esso partendo da fermo accelera con un'accelerazione angolare di 5 radianti al secondo quadrato per 8 secondi. Se termini, l'accelerazione tangenziale, la velocità angolare a regime, la velocità tangenziale a regime, la frequenza del periodo a regime, l'accelerazione centripeta a regime e lo spazio angolare percorso dopo 8 secondi. Allora, in questo caso si può rilevare la velocità finale, la velocità angolare a regime, che è beta per t perché parte da fermo ed è in 40 radianti al secondo. Si può trovare l'accelerazione tangenziale come beta per r, beta lo conosco, e l'accelerazione angolare per il raggio. Poi posso trovare la velocità tangenziale omega per r, sostituendo valori. Poi conosco omega vale 2 pi greco del periodo, il periodo è uguale a 2 pi greco fratto omega, quindi lo posso calcolare. La frequenza sul periodo la posso calcolare sempre per regime. Poi posso trovare l'accelerazione centripeta che è omega 4 r, questo a regime, e poi posso calcolare lo spazio percorso partendo da fermo l'alfa 0 uguale a 0, omega 0 uguale a 0, mezzo beta t quadro, sostituisco e trovo l'angolo percorso di 10 secondi. Vediamo l'esercizio 4. Una nave può raggiungere una località in direzione est in 45 minuti, distante 40 euro. Sapendo la corrente tira in direzione nord 10 gradi verso ovest con velocità 15 nodi, il 9 equivale a 0,514 metri al secondo. Si determina in modo di direzione della rotta da tenere la nave. Io qui ho la rotta da tenere VA, che la posso calcolare perché i metri fratto il tempo e rilevo la velocità. Conosco il vento è direzione nord-ovest, quindi verso ovest, 10 gradi. Va bene? E questo è il vento. Direzione nord, da nord, ovest, verso ovest 10 gradi. Poi ho la velocità, devo rilevare la velocità della rotta, VR, o velocità relativa. VT so che è 10 nodi, 10 nodi equivale a 1 sta fuori proporzione alla 518, diciamo la velocità in nodi. Sta alla velocità m3 secondo, arriviamo alla velocità m3 secondo e vt. A questo punto so che questo è l'angolo retto, alfa uguale a 90 più 10 vale 100 gradi. A questo punto applico il teorema di Carnot che vr uguale a vt alla seconda più vt, v alla seconda più vt alla seconda,
per l'angolo compreso, meno 2 per V per VT per l'angolo compreso a 100 gradi. E ricavo la velocità della rotta, che è 6,5 metri al secondo. Poi ricavo l'angolo beta, che è questo. Sempre il teorema di Pitagora fa VT, VA, VR, VT uguale a V alla seconda più V alla seconda meno 2 volte VA più VR per il cosino di beta. Fo la formula inversa e ricavo l'angolo beta, che è la direzione, che è uguale anche a questo, la direzione che deve tenere la rotta rispetto nord-est. 17 e 9, direzione est rispetto a nord. Verso est, va bene? Rispetto a nord perché è il quadrante nord. Vediamo l'esercizio 5. Sparo un fucile in altezza di 3 metri. Con velocità iniziale 45 metri al secondo e con inclinazione 40 gradi. Il piede bersaglio si trova a 6 metri di altezza la parabola discendente del proiettile. A quale distanza si trova il bersaglio e la massima altezza raggiunta. Quindi sparo a 3 metri di altezza, una velocità di 45 metri al secondo e un'inclinazione di 40. E colpisco un bersaglio che si trova a 6 metri d'altezza. Devo trovare sia la lunghezza, la gittata massima, sia l'altezza massima raggiunta. E devo colpire la parabola discendente. Primo quesito, quindi ho S0x è uguale a 0, il sistema di riferimento è qui. U0x è 45 sui 40 e lo calcolo. Ax è 0 lungo l'asse x, S finale di x è quella che voglio calcolare. Poi conosco lungo y, S0y è la quota di partenza è 3, SFy la quota finale è 6, la velocità finale è 45 seno di 40 e la calcolo. Ady è l'accelerazione di gravità, è meno 9,8 come il sistema di riferimento. Imposto l'equazione cinematica alla prima, lo spazio alla finale, S0 più V0t meno un mezzo, la reazione per il tempo alla seconda. Riavo il tempo di primo e primo tempo quando incontro 6 metri per passa e poi quando ritorno in caduta, 5,79 secondi. A questo punto posso sostituire il tempo calcolato, 5,79 e quindi trovo il SX è 34,5 per il tempo, che è 200 metri. Quindi colpisce a 200 metri di distanza. Il secondo quesito dice mandare la testa massima raggiunta, imposto sulla Y, quindi la testa massima è quando la velocità lungo Y è nulla, perché la velocità è orizzontale. E quindi la componente lungo Y è nulla, quindi determino l'istante di tempo in cui questo avviene, imposto l'equazione della cinematica. So che V0Y è 28,9, S finale Y non lo conosco, che quella voglio conoscere, la quota massima raggiunta e la quota iniziale è 3 metri. Imposto il problema, imposto prima del tempo dalla velocità, che è la velocità finale uguale alla velocità iniziale meno l'accelerazione per il tempo, riavo il tempo. Dopo 2,95 secondi ricavo l'altezza massima, riavo S-Y sostituendo al posto dell'equazione dell'S il tempo e trovo la massima altezza raggiunta prima di colpire l'ostacolo. Vediamo il sesto, un aereo si muove ad un'altezza di 1000 metri e si muove a una velocità di 70 metri al secondo. Volendo colpire un bersaglio che si trova sotto di lui e che si muove di modo opposto, un moto di uniforme, velocità di 10 metri al secondo, con quale velocità orizzontale devo sparare il proiettile rispetto all'aereo? Si da poi a che distanza si trova l'aereo rispetto al bersaglio al momento dove colpisco. Allora, qui abbiamo un aereo a 1000 metri di quota che va a 70 metri al secondo e un ostacolo che si muove in senso opposto a 10 metri al secondo. Voglio sapere a che velocità devo sparare l'ostacolo. Allora, prima il tempo che ti impiega a toccare terra. Quindi ho S finale Y è 0, S iniziale Y è 1000, la velocità lungo Y è 0 perché è orizzontale, l'accelerazione è meno 9,8 metri al secondo. Sostituisco nella prima equazione della cinematica. E riavo il tempo, 1,71 secondi il tempo che ci impiega a toccare terra. In questo tempo il bersaglio quanto metri ha percorso? Ho B vale 10 per 1,71, 10 la velocità per il tempo, fa 17,9 metri. Ora devo calcolare V0x perché perde colpisca il bersaglio. Quindi è come se dovesse partire da questo punto con una velocità relativa rispetto al terreno e calcolo V0, che è la velocità rispetto al terreno, per calcolare l'ostacolo, uguale a BV0X per 1,71. Nello stesso tempo, quindi calcolo che
OA, lo spazio lungo X è uguale a lo spazio iniziale uguale a 0 per la velocità per I. Rispetto a devo lasciare la velocità di. Quindi ho lo spazio B che percorre è uguale a 17,1 lo spazio in cui si trova lo stato. Per V0 X è incognita per 1,71 il tempo. Quindi questa è la velocità assoluta a cui devo. Cioè colpire con la stessa velocità con cui chiaramente. Quindi a questo punto so che giustamente la lungo X deve fare la stessa velocità di questo perché nello stesso tempo che percorre questo anche lui percorre lo stesso spazio. Quindi non è prima rispetto all'ero da trovare in 120 dove si devo 10 metri al secondo è la velocità con cui va a tirare nel senso opposto all'ero. Quindi rispetto all'ero devo tirare la velocità di 80 metri al secondo in senso contrario. Quindi 80, 70 va in questa direzione e esce ogni, con la velocità relativa rispetto al 3 decimi per secondo per colpire il bersaglio, va bene? In direzione opposta a quella dove va l'aereo. Calcolo poi che distanza lo pitch, in questo tempo qual è lo spazio percorso in orizzontale all'aereo, sarà 70 per il tempo. Fa 120 metri. Vediamo nel settimo esercizio. Un punto si muove di moto armonico su un percorso di ampiezza 6 metri. Sapendo il punto di accelerazione massima risponde a 20 metri al centro quadrato, si determina la frequenza dell'ampiezza del moto armonico, la massima velocità del punto e definisce in quale punto il percorso si realizza. Quindi questo è il moto armonico. Quindi abbiamo CB uguale a 6 metri, che è l'ampiezza, OA B uguale a 20 metri al secondo. Ma CB è uguale anche al raggio, quindi il raggio uguale a CB, quindi avrò che l'accelerazione massima uguale a mega quadro R, che equivale all'accelerazione del moto, centrifuga del moto circolare equivalente, quindi Av omega, che è 1,83 radiante al secondo. Sapendo omega al doppio greco F, Av è la frequenza e poi Av anche il periodo. La massima velocità la trovo in C, che sarà omega per R, quindi è l'omega per il raggio, e viene 11 metri al secondo, ed è in C, ovviamente nel punto di mezzo. Vediamo l'ultimo esercizio. L'ultimo esercizio dice. Si può realizzare una vite con una filettatura di passo 1,5 mm. Si determina l'avanzamento utenza in metri minuto sapendo che la vite sul tondo gira a 3.000 giri al minuto. Allora, sapendo a cosa gira la vite sul tondo, posso rilevare la frequenza, che è 50 giri al secondo, quindi posso rilevare il periodo, che è 0,02 secondi, e il tempo per fare un giro. In questo tempo l'utenza deve percorso il passo, quindi la velocità è uguale al passo frattola il periodo. Ed è la velocità millimetri al secondo. Siccome lo voglio in metri al minuto, prima lo trasformo in metri, 0,075 e poi lo moltiplico per 60 e viene 4,2, ora vita sarebbe 75, 4,2 metri minuto. Se poi fa in metri 75, viene 0,75, viene punto 0,75 per 60. E viene 4 e mezzo, no 4 e 2 ma 4 e mezzo, va bene, come valore, perché qui in effetti strumenti, commento, casella di testo, questa la cambio, questa cambio le proprietà, questo fuoco bianco, ok, Ctrl C. Questo è 0,075 e questo ovviamente non è 4,2 ma 4,5. Cambio di testo 0,075
questo lo metto qui. E poi alla fine non è facile tutto, ma se la riesco a trovare l'oggetto e la CTRL-C, CTRL-V, se l'ho fatto e questo viene 4 e 5, va bene? metri/min. Ok, va bene? E questo è risolto. Salvo.